Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara ed eccoci qui al solito unboxing ormai sfatto del lunedì, perché io sono sempre più sfatto il lunedì mattina, in cui mi tocca aprire pacchi perché è sempre, sempre la cosa che preferisco fare nella vita in assoluto, ve lo posso assicurare. Comunque ragazzi, come sempre ci sono un bel po' di pacchi qui, ce n'è anche un altro enorme tipo questo qui sotto che non vedete, ma adesso li vedrete con la nuovissima inquadratura incredibile a favore di pacco. Comunque vi ricordo come al solito che se fosse interessati all'acquisto di qualsiasi cosa vediate in questo video la troverete nel mio sito Ara Shop, che c'è nel link qui sotto nella descrizione del video, sempre se non è già esaurita in preordine. Detto questo, andiamo a prendere il primo pacco, lo mettiamo impostazione, questo qui un pochino più piccolino, ecco qui, cambio di inquadratura e via all'apertura pacco. Prendiamo il nostro fedelissimo Logan e andiamo a vedere un attimo cosa si nasconde. A differenza del video scorso mi sono messo delle scarpe per rendere un attimino più degna l'apertura al posto di stare in ciabatte. Comunque, andiamo a vedere cosa si nasconde in questo primo pacco. Ragazzi, tra l'altro queste sono tutte cose che arrivano dal fornitore estero, quindi non sono le solite cose, diciamo, che si possono trovare per la maggiore in giro, ma sono cose un pochino più particolari, che è più difficile appunto trovare in giro. Io di solito utilizzo più fornitori appunto per non farmi mancare niente. Questo qui è quello lì estero. Allora, vediamo un po' se riusciamo ad aprire il pacco. Chiuso veramente bene con questo nastro a prova di bomba. Ecco qua, ultimo lato, ce l'abbiamo fatta. Oh, e allora andiamo a sbirciare insieme e vediamo cosa si nasconde all'interno. Eccoci qua. Allora, ragazzi, come immaginavo, qui c'è un arrivo niente male. E niente male per me è un eufemismo, perché questo è il mio personaggio femminile preferito in assoluto di tutto. Di tutto, stiamo parlando di Tifa, direttamente da Final Fantasy VII Remake. Questa praticamente è forse ancora la mia cotta d'infanzia di tutto, di sempre, videogiochi, anime, cartoni animati. Lei è sempre in cima a tutte, sempre in cima a tutte. Eccola qui, aspetta che tento di evitare il riflesso. E comunque, ragazzi, la solita qualità assoluta di queste Playard Sky, che sono prodotte dalla Square Enix stessa. Quindi, se non producono loro per bene i loro stessi personaggi, figuriamoci gli altri. Comunque, il viso si intravede che è praticamente perfetto. Tento di farvelo vedere un attimo al meglio. Figata, ragazzi! Non vedo l'ora di aprirla, di fare la recensione. Fatemi sapere se volete la recensione di questo o di tutte le altre cose che vedrete con un commentino qui sotto. Qui ci sono altre copie, di cui una prenotata, una è mia, l'altra libera. Solo una copia libera. E ho disponibile tra l'altro anche ancora Barret e Cloud, sempre da remake, quindi si potrebbe fare un acquistino triplo. Comunque, facciamo sparire questo primo pacco e andiamo a portare nell'inquadratura quest'altro pacco ben più grande. Eccoci qua, fedelissimo Logan ancora una volta, e vediamo un po' quali meraviglie si nascondono all'interno, perché ragazzi sono tutti arrivi bomba, sono tutti arrivi bomba. Eccoci qua. Allora, pacco aperto ancora più rapidamente ed eccoci qua. Vediamo un po' il contenuto. Togliamo un po' questo imballaggio. Eccoci qua. Ancora imballaggio. Dov'è il contenuto? È un pacco pieno di imballaggio. Ancora imballaggio ed eccolo qui il contenuto finalmente. E abbiamo un po' di roba figa, a cominciare da questo, che è chiaramente una DC Multiverse, e si tratta, ragazzi, di The Flash. Eccolo qua, fiero, guardalo, bellissimo, incazzato anche, guardalo qui, fatto veramente, veramente bene. Eccolo qui, The Flash, bellissimo. Questo qui dovrebbe essere quello dalla serie TV storica, se non vado errato, però comunque ha un outfit in generale molto molto classico, bellissimo, spettacolo. Mancava il Flash in questa collezione. E ora ragazzi, tenetevi forte perché intravedo le chicche che stavo aspettando da mesi e mesi, da mesi e mesi. E stiamo parlando, ragazzi, di, vediamo se riesco a beccare
Eccolo qui. Stiamo parlando, ragazzi, dei due dei miei eroi d'infanzia. Niente, un po' di meno che Bud Spencer e Terence Hill in versione action figure in scala 6 pollici. Qualcosa di clamoroso, io non vedevo l'ora che facessero una cosa del genere, ma non sono chiaramente Bud Spencer e Terence Hill in generale, ma vengono in particolare dal film, lo chiamavano Trinità. Che per quanto mi riguarda è il loro film che preferisco in assoluto. Spettacolo, quindi lui è Trinità. Questi costano anche veramente pochissimo, ma sono veramente delle chicche. Io non vedo l'ora di vedere di che pasta sono fatte, ma già dando un primo sguardo, ragazzi, i visi sono, ecco, vediamo se riesco a farlo vedere un attimo, sono a dir poco impressionanti. Non si riesce a vedere proprio benissimo, però qualcosina si riesce a intravedere. Comunque, in questo pacco ci sono semplicemente altre copie di queste figure, molte già prenotate, ma togliendo di mezzo il pacco, andiamo a prendere l'ultimo pacco, che tra l'altro è il più pesante, quindi il più pieno di roba, il più pieno di roba. Ecco qua. Allora, vediamo un po' cosa si nasconde all'interno. Eccoci qua. Oh, senza tagliarci le mani, possibilmente. Oh, ecco qua. Allora, via il foglietto. Vedo già un pacco nel pacco, quindi ci sarà doppia apertura. Attenzione. Allora, qui come al solito si crea intorno a me il delirio più totale con cartoni aperti, imballaggio ovunque. Comunque, eccolo qui, pacco nel pacco e basta. No, no, no. Ci sono, vabbè, in realtà sì, basta perché sono semplicemente altre copie sempre di Bud Spencer e Terence Hill, perché ho voluto giustamente esagerare. E qui, ragazzi, c'è la bomba finale, c'è la bomba finale. Ecco qua, neanche a farla apposta, andiamo a vedere la bomba per ultima. Ragazzi, la bomba perché questa, ragazzi, è la figure definitiva di Kenshiro. Di Kenshiro, uno dei personaggi più amati di sempre. Eccolo qui, direttamente dal film Fist of the North Star. Abbiamo Kenshiro che non si riesce a vedere quasi per nulla per via del riflesso, però vi posso assicurare, ragazzi, che questa figura, eccolo, fatta dalla Medicos, che diciamo è la ditta che produce principalmente le figure di Jojo, che sono delle bombe. Questa figura, ragazzi, è pazzesca. Infatti ho fatto un bel carichino, ma anche di qua, ragazzi, le copie scarseggiano, scarseggiano, ve lo posso assicurare. Guardate qua, c'è pure gli effettini energetici. Ragazzi, se amate questo personaggio, questa qui è la figure che dovete avere ad ogni costo, senza se e senza ma. È la migliore mai fatta fino adesso, ve lo posso già assicurare, anche senza averla vista. La Medico è sempre una garanzia di qualità assoluta. Comunque, ragazzi, l'unboxino neanche tanto ino finisce qui. Fatemi sapere, appunto, se volete le recensioni di questi pezzi con un commento qui sotto. Il like al video è sempre gratissimo, così come anche la condivisione. Per acquistarli c'è il mio sito Ara Shop, sempre nel link qui sotto in descrizione. Detto questo, vi ringrazio come sempre per la visione, vi ringrazio per tutto il supporto che mi date acquistando dal sito e per seguirmi ovunque, Instagram, Twitch, quando riesco a fare live, eccetera, eccetera. Quindi grazie veramente di cuore a tutti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Ara, collezionate sempre.